Il rapporto con la politica com'è stato per il circolo Mario Mieli? Non è stato facile, assolutamente. In quegli anni la Democrazia Cristiana imperava. Trovare degli spazi per potersi esprimere in quel momento culturale era sicuramente difficile. I primi contatti con l'amministrazione comunale siamo riusciti a stabilirli con la prima giunta Rutelli con enormi difficoltà. Farci riconoscere anche una sede dove poter operare non è stato facile. Riuscire ad affermarci anche qui sul territorio, Ostiense è stata un'esperienza veramente di lotta anche per farci riconoscere dalle persone del quartiere. L'omofobia esisteva anche allora? Sì, molto intensa allora, poi diciamo che nel corso degli anni il circolo è diventato un punto di riferimento anche per altre associazioni che operavano in questa zona. Ad inizio anni 90 all'interno del circolo è in atto un cambio generazionale. Alle figure storiche si affiancano militanti più giovani. Le donne entrano nell'associazione mentre nasce la festa di Mucca Assassina, che ancora oggi rappresenta la principale fonte di finanziamento del Mario Mieli. Il circolo si apre sempre di più, comincia a dialogare con il mondo esterno, con le altre associazioni. In questo contesto matura il primo Gay Pride nazionale del 94. Dal chiuso dell'anonimato il movimento LGBT esce allo scoperto per le strade, tra la gente, manifestando il proprio orgoglio e la propria identità. A cavallo tra la fine del vecchio millennio e l'inizio del nuovo la svolta. Dal 1994 il circolo Mario Mieli organizza la giornata dell'orgoglio omosessuale a Roma. Nel 2000 il World Pride si celebra proprio nella capitale, in concomitanza con l'anno giubilare. Un momento di visibilità senza precedenti, ma anche di accesa conflittualità e polemica con le gerarchie vaticane, dal cui il movimento LGBT italiano esce però rafforzato. Attraverso la storia del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli è possibile inoltre mettere a fuoco l'evoluzione della società italiana, i cambiamenti, i fermenti sociali in atto, di cui l'associazione di volontariato continua a rappresentare uno specchio fedele. Nel corso degli ultimi anni però la società italiana è sembrata essere più avanti rispetto a chi la rappresenta. L'alternanza tra i governi di centrodestra e centrosinistra non ha infatti prodotto una legislazione avanzata sul fronte dei diritti per gay, lesbiche, bisessuali e transessuali. I disegni di legge per il riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto si sono arenati nei meandri parlamentari per la mancanza di volontà politica, che nelle divisioni partitiche ha trovato la sua motivazione ufficiale. Così la battaglia del movimento LGBT italiano ha assunto i contorni dell'azione di resistenza. Cioè di mantenere quantomeno quei punti di traguardo culturali e sociali che comunque si sono raggiunti grazie alle lotte politiche, di provare a continuare a sviluppare, quindi un lavoro profondamente sociale e culturale, e di cercare a fare resistenza e riproporre quelle che sono le richieste di sempre, che in fondo non sono state risolte neanche con i governi amici, cioè in teoria più predisposti a dover affrontare. Poi le richieste normative, ahimè, sono le stesse di 25 anni fa, non c'è niente. È l'unico paese, diciamo, occidentale dove non c'è nessun tipo di normativa che a nessun livello lavorativo, di discriminazione, di coppie, di salute per le transessuali, di antiviolenza, non c'è niente. Ed è l'unico paese, forse con la Grecia, ce la tiriamo con i greci. Quindi è chiaro che è una situazione complessa, che ovviamente fa sì che sì, ci sono le manifestazioni di piazza, le reazioni, però è difficoltoso affrontare una staticità compromessa da una situazione complessiva, storica ed economica di difficoltà oggettiva. Visto che la mancanza di riconoscimento è una mancanza che ha riguardato non solo chiaramente i governi di centrodestra, ma anche quelli di centrosinistra, a che cosa va scritto nel corso degli anni questa scelta, anche politica? Troppo forte il peso, la presenza del Vaticano? Sì, troppo forte, ma ripeto, non in senso etico, magari fosse in senso etico,
perché almeno ci sarebbe una giustificazione, o magari potrebbe avere il peso etico della Chiesa anche un valore, per esempio, quando la Chiesa prova a difendere appunto gli stranieri. Invece dimmi, non si ascolta da quell'orecchio, oppure dalle classi sociali debole, e da quell'orecchio non ci si ascolta. Per cui viene utilizzato poi diciamo, l'opposizione della Chiesa dalla politica. Perché? Perché una politica che non sa affrontare in modo moderno i cambiamenti sociali, alla fin fine si accomoda sulle indicazioni etiche fornite da un esterno, anche nella paura, nell'idea stravagante che possa portar via voti, quando invece è evidente che porta o non portano voti le trasformazioni reali e oggettive di una società. E quindi si pesa la Chiesa, ma pesa non solo per l'influenza, diciamo, soggettiva che esercita, ma per quanto viene utilizzata da una classe politica che preferisce a volte fare la paladina dei valori tradizionali in senso puramente strumentale, perché poi, voglio dire, i maggiori difensori della famiglia tradizionale sono divorziati e non si comprende perché l'etica, che invece è lineare da parte della Chiesa Cattolica sulla famiglia tradizionale, viene letta solo per l'aspetto degli omosessuali, tutto il resto di tradizionale non c'è. C'è una cultura omofoba in Italia? Una cultura omofoba è un complimento per l'omofobia, la parola cultura ci associo sempre a qualcosa di positivo, c'è un sentimento omofobo che a volte è strisciante, a volte è atavico, a volte emerge a seconda dell'aria che tira, quindi quando si è un pochino più attenti o va di moda più il political correct, magari l'omofobia non esce, quando si sbraca come in questo periodo, sentono dire delle cose che non stanno né in cielo né in terra, magari anche la gente comune si ricorda di avere quella antipatia nei confronti del diverso. Per cultura intesa come un sistema organizzato, no, ringraziando Dio, no. Però se per cultura intendiamo invece quello che è il modo di vivere l'esperienza e il vissuto delle persone, sì, da quel punto di vista ci può essere. Però, ripeto, è come un andamento altalenante, dipende molto anche dall'aria generale. Ripeto, per esempio quando c'è aria di crisi, quando, questo credo che sia della storia, non solo dell'Italia, la storia in generale, quando c'è crisi, quando c'è paura, quando c'è un senso di insicurezza, c'è una difesa del proprio, che significa anche delle proprie certezze, delle proprie convinzioni, della propria tasca, delle proprie tradizioni, che magari poi quotidianamente non si seguono, della propria religione, tutti adesso sono terrorizzati dall'islamismo, si sentono tutti cattolici ma poi in chiesa non ci vanno, e però hanno paura dello straniero, hanno paura di chi ha una religione diversa, e quindi si ha paura anche del gay,